Prendiamo la lezione di ieri. Ieri abbiamo cominciato ad introdurre come esempio la modulazione binaria di fase differenziale. Quindi la D di TSK. Dove D sta per differential e binary phase shifting. L'espressione segnale trasmesso era somma su k che va da 0 a k grande meno 1 non ricordo se abbiamo dato l'espressione di un generico impulso oppure di energia di quell'impulso. Vado così, coseno di 2 pi greco fct più la fase corrente phi con k. Abbiamo detto che la prima fase è una fase a caso, non è informativa. La prendo 0 per esempio. E poi le fasi successive, la corrente è uguale alla precedente più un incremento. E l'incremento di fase è proporzionale al bit trasmesso. Con questa notazione, se il bit è 0, la fase rimane la stessa di quella precedente, se il bit è 1, la fase viene cambiata di 180 gradi. Abbiamo visto ieri che la prima cosa da fare era trovare un set di funzioni di base per capire che dimensionalità avesse questo formato di modulazione. Abbiamo visto che le due funzioni di base sono sigma nuovo t uguale. Ricordatevi, ieri abbiamo visto una generica espressione con p, oppure ci ho messo radice di 2 diviso l'energia. Nella forma d'onda con la radice. Radice di 2 su Ok, perché. Con questa notazione qui dovrei scrivere radice di 2 pi di t diviso la sua energia coseno di 2 pi greco fct si con 2 di t invece meno radice di 2 pi di t diviso la sua energia, scusate, chiaramente l'energia va sotto radice. Radice di 2 sull'energia di P impulso meno radice di 2 sull'energia di P impulso. Quindi la domanda che sto facendo è se avessi messo l'energia qui oppure avessi messo il tendente qui e avessi preso P energia unitaria. No, Così, allora proseguiamo in questo modo. Abbiamo verificato ieri che queste sono due funzioni ortonormali, quindi hanno norma unitaria prese in questa maniera e sono ortogonali, e abbiamo anche verificato che soddisfano la condizione Nyquist, a patto che l'impulso P soddisfi la condizione Nyquist. In realtà ne abbiamo verificato solo uno, però ho dato per esercizio a voi verificare che anche sigma 2 soddisfa la condizione Nyquist, cioè che l'autocorrelazione cambiata a passo MT fa 0 e poi che la cross-correlazione cambiata a passo faccia 0. Con questa notazione appare, o meglio, con queste due funzioni così individuate, risulta immediato verificare che la forma d'onda trasmessa al generico kesimo intervallo di segnalazione, quella che sta all'interno della sommatoria, cioè pdt meno kt coseno, si può scrivere sviluppando il coseno della somma come coseno coseno meno seno seno in questa maniera. Allora, pdt meno kt coseno coseno, quindi coseno 2 pi greco fct e poi qui metto coseno di phi con m. Phi con k, scusate. Non vedo ancora la prima
prima forma d'onda di base, moltiplico e divido per la sua per radice 2, diviso l'energia dell'impulso. E questo è il primo termine, coseno coseno. Il secondo termine lo potete scrivere in questa maniera. Ok? Da cui vedete chiaramente che le due coordinate, senza bisogno neanche fare proiezioni, sono questa e questa. Quindi se lo andiamo a valutare se valutiamo la rappresentazione geometrica dei segnali rispetto alla cartesima forma d'onda, o meglio al cartesimo intervallo di segnalazione, otteniamo quindi che questo segnale può essere rappresentato dalle sue coordinate, che sono due, coordinate x e coordinate y. La coordinata x si chiama coseno f con k, la coordinata y si chiama seno f con k, e davanti a entrambe le coordinate c'è la radice 2 volte su energia dell'impulso B. Professore, scusi, ma sì, non è i combi mezzi? Perché si deve semplificare con due sui combi? Certo. E al secondo termine con tutto è seno di due pi grado. Sì, chiaramente. Insomma, prendiamo il coseno della somma, scomponiamo e appaiono i due termini che ci interessano. Per cui questa è la rappresentazione geometrica. Questo segnale, questa forma d'onda qui, corrispondente al segnale mandato nel cappesimo intervallo di segnalazione, può essere visto e rappresentato dal vettore formato dalle due coordinate, una volta la proiettata sulle due funzioni di base, coordinata x e coordinata y. Tra l'altro è anche interessante capire quanto sia l'energia media per bit. Lo scrivo qui a fianco. L'energia media per bit è l'energia del primo segnale, quello corrispondente a un bit, più l'energia del secondo segnale, quello corrispondente all'altro bit, diviso 2. Ma qualsiasi bit voi mandiate, c'è sempre un coseno qui, e l'energia di questa forma d'onda è sempre la stessa, e con pi mezzi, perché c'è l'impulso P che è energia con P e poi c'è un coseno che mi dà luogo a un mezzo di energia. Quindi l'energia media del bit è sempre e con P mezzo. Quindi qui invece di mettere l'energia nell'impulso di SO2, se preferite posso anche metterci E con B, perché a tutti gli effetti con B e con P mezzi è proprio l'energia media per bit. E allora abbiamo una immediata e semplice rappresentazione. La vedete? È un vettore bidimensionale, la cui lunghezza è proprio con B, radice di con B, così la sua energia è la norma quadro, cioè con B, e l'angolo è φ con K. Infatti spesso, come spesso si fa, invece di portarsi dietro un vettore bidimensionale, si porta dietro un solo numero complesso, in cui la seconda coordinata, scusate, in cui la parte immaginaria è la seconda coordinata, così è più comodo. Io questo spesso lo scriverò in questa maniera: radice di con B elevato a I di con K. E ora fatemi cancellare tutto quello che c'è qui a fianco. E lì non ho scritto uguale, ho scritto coincidente, perché voglio dire che è del tutto equivalente rappresentare quel segnale, quindi quel vettore, perché questa è la rappresentazione geometrica dei segnali, con questo numero complesso. Quindi qualche volta utilizzerò questa notazione, qualche volta questa, tanto sono del tutto equivalenti, perché un complesso è uguale a due reali.
cioè un vettore bidimensionale. Fatta questa lunga premessa, che è un altro, diciamo, maxi mini esercizio in cui poteva essere richiesto trovare le forme d'onda di base per questa modulazione. Torniamo indietro e vediamo ora come fare a calcolare le prestazioni di questo formato di modulazione. E come dicevo, i parametri generali li abbiamo già calcolati tutti, mancano solo due: efficienza e potenza e probabilità di errore. Quindi adesso vogliamo calcolare l'efficienza e potenza di questo formato di modulazione e la probabilità di errore. Quindi questo sarà l'esercizio che svolgiamo. Partiamo dalla probabilità di errore. Per partire dalla probabilità di errore serve un ricevitore. Che ricezione facciamo? Abbiamo detto che questo è un tipico esempio di ricezione incoerente, perché è una modulazione in banda passante che viene utilizzata proprio perché permette la ricezione incoerente. Ricevitore incoerente, bene. Qual è la regola di ML per ricevitore incoerente? L'abbiamo fatta, ma l'abbiamo particolarizzata al caso di ricevitore incoerente ML simbolo a simbolo, perché quello congiunto non si può fare. E tra l'altro l'abbiamo ricavata soltanto nel caso di modulazione, se vi ricordate, senza memoria. Ok? Mentre questo è proprio un caso di modulazione con memoria, perché se io voglio capire qual era la forma d'onda trasmessa, e quindi il bit trasmesso all'istante k-esimo, non mi basta valutare la fase fi con k, perché l'informazione non sta dentro fi con k, ma sta nella differenza tra fi con k e fi con k meno 1. Quindi mi serve la fase corrente e la fase precedente, così posso decodificare il bit corrente. Ma per sapere la fase precedente mi serve anche la fase k meno 2, e per sapere la k meno 2 mi serve quella istante k meno 3, e così via. Qui non c'è altro modo che fare una decodifica congiunta, perché questo è un esempio, anzi è uno dei due esempi che vedremo di modulazione con memoria, gli unici due esempi che vedremo nel corso di modulazione con memoria. In realtà l'altro esempio non sarà la differential binary phase shift keying, ma sarà la differential emery. Quindi a tutti gli effetti vedremo un solo caso di modulazione con memoria, la differenziale di fase. Abbiamo detto che nel caso di modulazione senza memoria e demodulazione incoerente, l'unica cosa da fare era una demodulazione congiunta, il che è impraticabile. Allora abbiamo deciso di abbandonare l'approccio ottimo e fare un approccio subottimo in cui uno, fra virgolette, se ne frega, si limita all'intervallo corrente, discretizza e fa una decodifica simbolo a simbolo, anche se non è il meglio che si può fare. Nel caso di demodulazione invece incoerente con modulazione differente con memoria, quindi questo qui, cosa dovremmo fare? Siccome la demodulazione congiunta non è possibile perché è troppo complessa, facciamo esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto nel caso di modulazione senza memoria. Ci restringiamo a un intervallo di segnalazione, discretizziamo e applichiamo la regola simbolo a simbolo, anche se non è la cosa migliore che possiamo fare. Quindi qui che cosa dovremmo fare? Ci potremmo focalizzare nel k-esimo intervallo di segnalazione, discretizzare e scoprire che il segnale ricevuto R con K è un, abbiamo scritto prima, radice di E con B elevato a I phi con K più rumore, dove N con K è la versione discretizzata del rumore. E R con K chi è? È la versione discretizzata del segnale ricevuto, cioè segnale trasmesso più rumore. In realtà nel segnale trasmesso c'è anche nel segnale ricevuto c'è anche una fase aleatoria introdotta dal canale, cioè io sto dicendo che il segnale ricevuto è RD uguale a somma su K che va da 0 a K grande meno 1 di IDT meno KT coseno 2 pi greco FCT più fi con K più teta,
e poi più rumore, questo è il segnale ricevuto. Se lo discretizzo, ottengo nel campesimo intervallo di segnazione questo oggetto qui. Perché? Perché ho imposto la condizione Nyquist. Quindi quando vado a fare il filtro adattato con le due forme d'onda di base che ho appena scritto e campiono l'intervallo campesimo, ottengo questo oggetto qua. Non ottengo anche gli altri termini, K più 1, K più 2, K più 3, K meno 1, K meno 2, K meno 3, perché ho imposto la condizione Nyquist, quindi non c'è interferenza intersimbolica. E quindi qui ci va anche quest'altro termine. Che è la fase aleatoria introdotta al canale che io non ho stimato perché sto realizzando un ricevitore incoerente. Ok? Ma questo modello non mi basta perché così non posso ricavare la fase F con K che mi interessa. E se anche ricavassi non me ne farei nulla perché a me serve la differenza di fase. E allora quello che faccio non è restringere la mia attenzione al campesimo intervallo di segnazione, perché qui dentro trovo solo la fase corrente. A me invece serve la fase corrente e quella precedente. Allora mi restringo a due intervalli di segnazione, il campesimo e il K-1esimo. Dovrei considerarli tutti. K-2, K-3, K-4 e così via. E anche sopra, K-1, K-2 fino a K-1 grande, perché abbiamo detto che la cosa migliore da fare è una decodifica congiunta. Ma siccome è troppo complessa, nel caso di segnalazione senza memoria, mi focalizzo nel campesimo intervallo di segnalazione e decodifico simbolo a simbolo. Nel caso di modulazione con memoria, memoria 1, prendo due intervalli di segnalazione, perché la memoria è 1, e decodifico simbolo a simbolo. Non è la cosa migliore che si può fare, ma è sicuramente meglio che una decodifica congiunta che è impraticabile. Quindi dobbiamo trovare il ricevitore per questo modello di osservazione. Fortunatamente la cosa è più semplice di quella sembri. Scrivendo meglio questa espressione, abbiamo che questa è radice di con b elevato a φ con k, è la fase precedente, che è quella che sta proprio qui, per la differenza di fase, che è quella che contiene informazione, e in più abbiamo elevato a φ con k meno 1 più θ per elevato a i delta k più rumore. E sotto abbiamo la stessa cosa, radice di con b elevato a i phi con k meno 1 più θ più rumore nell'istante di segnalazione precedente n con k meno 1. Quindi se forma il vettore bidimensionale questa volta, in realtà è quadridimensionale perché questo è un numero complesso, quindi è un vettore bidimensionale, questo è un altro vettore bidimensionale, se li accatasto forma un vettore a quattro dimensioni. Se accatasto gli osservabili di R con K ed R con K meno 1, uno sotto l'altro, cosa ottengo? Beh, ottengo un fattore comune, che è radice di E con B elevato a I Φ con K meno 1 più θ, e poi sotto non ho niente, ho 1, e sopra ho elevato i delta k, più il vettore rumore che diventa n con k e n con k meno 1. Quindi questo è il vettore ricevuto, discretizzato. Se qualcuno si sta chiedendo cosa stia facendo, ve lo ripeto,
discretizzo, ottengo un vettore, un modello discreto, quindi vettoriale, e poi applico la regola ML. Quindi devo ricondurmi a un caso in cui ho segnale ricevuto, un vettore R uguale qualcosa che dipende dal segnale trasmesso che voglio decodificare più il rumore, ed è quello a cui mi sono ricondotto: osservazione rumorosa del segnale trasmesso. Io voglio capire se qui era stato trasmesso il bit 1 e quindi questo segnale qua era pari a meno 1, 1, perché quando il bit trasmesso fa 1 la differenza di fase delta 1k fa pi greco, e quindi elevato da pi greco fa meno 1, oppure se questo era, se il bit trasmesso era 0, nel qual caso la differenza di fase fa 0 e quindi questo fa elevato a i0 fa 1, 1, 1. Quindi sto cercando di capire se qui questo era il vettore 1, 1 se pi con k faceva 0, oppure meno 1, 1 se pi con k fa 1. E quindi posso rappresentarne in questa maniera, chiamando per praticità questa fase qui che non conosco, teta primo. Lo posso scrivere in questa maniera: la radice di con b elevato a i teta primo s più n, dove s fa, anzi, radice di b non l'ho letto proprio dentro s, s fa radice di con b meno 1, 1, oppure radice di con b 1, 1. C'ho due segnali, quindi s può fare meglio ancora, s con 1 o s con 2. Quindi questo è il modello finale a cui sono riuscito ad arrivare. Un modello discreto, molto semplice, vettoriale. In questi casi, riconoscendo che questo è un problema di decisione statistica in cui un'osservazione rumorosa di un segnale S trasmesso, che può essere uno fra due possibili segnali, S1 e S2, corrotto al rumore che assieme a bianco, so già qual è la regola ML, è quella minima distanza. Ok? In realtà, se guardo bene questa situazione, io riconosco anche di che modulazione si tratta, perché questa qui è un formato particolare di modulazione. Intanto è una modulazione maria o binaria? È binaria perché sto riconoscendo fra due possibili simboli, lo vedete? Lasciate perdere i simboli di partenza cui siamo partiti, questo è un altro problema. Guardatelo con grande astrazione. Vettore ricevuto R uguale segnale trasmesso più rumore. E io posso trasmettere due possibili segnali. È una modulazione binaria. Questi due possibili segnali come sono? Perché io le modulazioni binarie che ho studiato sono, essendo una modulazione binaria, può avere dimensione da 1 o dimensione da 2. In questo caso, questi due segnali che posso aver trasmesso sono linearmente indipendenti, dimensione da 2, o linearmente dipendenti, dimensione da 1. 2. Chiaramente 2 perché sono indipendenti, mica 1 è uguale all'altro moltiplicato per un coefficiente. E loro sono linearmente dipendenti, quindi la dimensione da è 2. Quindi questa è una modulazione binaria a dimensione da 2. Queste due forme d'onda che qui ho rappresentato in due vettori, essendo realmente indipendenti, che per caso sono anche ortogonali, direi che il vettore 1, 1 e il vettore 1, meno 1
è chiaramente ortogonale, perché se faccio il prodotto fra i due, 1 per meno 1 fa meno 1, ci sommo 1 per 1 che fa 1, 0. Questa è una modulazione ortogonale, è la modulazione binaria ortogonale, so tutto. So l'efficienza in banda e so anche la probabilità di errore. In particolare, l'energia del primo segnale, che è uguale all'energia del secondo segnale, quanto fa? Il quadrato di questo, e più la norma quadro del vettore 1, 1. 1 al quadrato più 1 al quadrato, 2. 2 con b. E beh, è ovvio, è l'accatastamento di due segnali, differential PSK. Ognuna energia è con b, e con b più con b fa 2 con b. Ricordate che questo qui è il risultato di due intervalli simbolo e ogni simbolo è energia e con B. Se ne ho presi due, l'energia della coppia è 2 con B. La distanza quant'è? La distanza c'è tra questi due vettori. La seconda componente è uguale. Quindi l'unico termine che contribuisce alla distanza è la prima componente. Una è con B sotto radice, l'altra è meno con B sotto radice, la distanza è 2 radice di con B. Di conseguenza l'efficienza in potenza quant'è? Di quadro 4 con B diviso l'energia 2 con B. L'efficienza in potenza è la distanza al quadrato 4 con B diviso l'energia media per bit, ma di questa segnalazione. L'energia media per bit di questa segnalazione si chiama 2 con b. Ok? Totale 2. E infatti, se vi ricordate, l'efficienza in potenza della modulazione binaria ortogonale era 2, la metà dell'efficienza in potenza della binaria lineare antipodale. Probabilità di errore? Se ricordate era 1/2 elevato a meno energia diviso 4 sigma quadro, ok? Bene, particolarizziamo al nostro caso. 1/2 elevato all'energia dei simboli, S1 e S2. Nel caso di modulazione binaria diventa energia del bit, perché ogni simbolo è un bit, S1 e S2, e si chiama 2 con B. Al denominatore abbiamo 4 volte la PSD del rumore, si chiama 0/2, e quindi abbiamo 1/2 elevato a meno e con b su n0. E infatti, se ricordate, la probabilità di errore dell'ortogonale era 1/2 elevato a meno con b su n0. Ok? E quindi abbiamo trovato finalmente l'efficienza in potenza e la probabilità di errore della modulazione differenziale BPSK. Come vedete, io riesco a fare una rivelazione del bit trasmesso senza stimare la fase. Infatti io non ho mica stimato quanto faceva detto prima, la fase datore introdotta al canale. Per completezza, vediamo anche che aspetto ha il ricevitore, cioè la regola di decisione. La scrivo qui. La regola di decisione qual è? Abbiamo detto a minima distanza. O meglio, scusate, questa è una modulazione, una demodulazione incoerente.
infatti non mi voglio stimare la fase della prima, quindi la recocisione non è a minima distanza, ma è a massima correlazione. Se vi ricordate, la recocisione era il logaritmo della I con 0 del modulo del prodotto scalare tra gli equivalenti passo a basso, segnale ricevuto e possibile segnale trasmesso, diviso sigma quadro, meno energia diviso sigma quadro, arg max di questo oggetto. Nel nostro caso però i segnali sono equienergici, e allora meno energia del segnale non serve a nulla, rimane soltanto da massimizzare il logaritmo dell'I con 0, ma quella è una funzione crescente, basta che massimizzate il modulo del prodotto scalare. Quindi per decidere quale bit sia stato trasmesso basta che massimizzate il modulo del prodotto scalare, cioè dovete fare R scalare S con 1 e confrontarlo con R scalare S con 2 il modulo, perché fare l'arg max vuol dire trovare il più grande fra questi due. Quindi se il prodotto scalare con S1 è più grande del prodotto scalare con S2, scegliete per S con 1, giusto? Quindi se questo è più grande di questo si sceglie S con 1, se questo invece da quello a destra è più grande di quello a sinistra si sceglie S con 2. Questo significa fare l'arg max. Ecco la recocisione, che è molto semplice, ma è ovvio, è una modulazione ortogonale, equienergetica e binaria addirittura. Doveva per forza essere semplice, tra l'altro è ancora più semplice di quello che si vede da qui. Infatti se sviluppo questi prodotti scalari, ricordando l'espressione dei singoli segnali, io ottengo che R scalare S con 1 è R con K per la prima coordinata per radice di con B più la seconda coordinata R con K meno 1 per la seconda coordinata che è sempre radice di con B. Modulo quadro maggiore minore del prodotto scalare con S con 2 è la stessa cosa, soltanto che quando faccio il prodotto scalare con S con 2 la prima coordinata si chiama meno radice di con B, e quindi ho meno R con K radice di con B più R con K meno 1 radice di con B. Devo vedere quale di questi due è più grande. Vi ricordo che il vettore R era fatto da R con K e R con K meno 1. Chiaramente questo termine non serve a nulla, lo posso togliere di mezzo. E quando faccio questo quadrato, ho il quadrato del primo, il quadrato del secondo e il doppio prodotto. Quando faccio quest'altro quadrato, ho il quadrato del primo, il quadrato del secondo e il doppio prodotto. I quadrati del primo e del secondo sono gli stessi, si semplificano. Quindi rimane soltanto il doppio prodotto. Quindi il 2 tolgo di mezzo, rimane soltanto la parte reale del prodotto del primo col secondo coniugato. Maggiore, minore del doppio prodotto, ma qui c'è il meno. Ricordate, questo maggiore minore era se è maggiore scelgo per S con 1, se è minore scelgo per S con 2. E quindi stiamo semplicemente dicendo che, portando questa parte reale dall'altra parte, due volte la parte reale deve essere maggiore o minore di 0, cioè la parte reale maggiore o minore di 0. Se è maggiore di 0 scelgo per S con 1, ma S con 1 chi era? L'ho cancellato, era 1, 1, quindi era bit 0. Se invece è minore, scelgo per S con 2, ma S con 2 era meno 1, 1, cioè bit 1. Ecco la regola di decisione.
ma è proprio la cosa più ovvia che uno potesse immaginare, perché se io ho immagazzinato un'informazione a differenza di fase, come la faccio ad estrarre? Prendo il segnale corrente, lo moltiplico il segnale precedente coniugato, e allora significa fare questo per questo coniugato. Quando lo moltiplico, la fase comune è questa, semplifica, e rimane φ con k meno φ con k meno 1, ma questa è la differenza di fase. Quindi qua dentro ci sta un e elevato alla differenza di fase. E se ci sta un e elevato alla differenza di fase, c'è la fase di un di questo versore. Ok? Se sta a destra, la differenza con fase com'era? Quindi qua dentro ci sta elevato a i delta k. Va bene? E delta k può essere, se il bit fa 0, 0. Se il bit fa 1, pi greco. Quindi posso aver trasmesso o questo, b uguale 0, o questo, b uguale 1. Trasmetto questo, la differenza di fase fa 0, perché il bit corrente è 0 e la fase corrente è la stessa della precedente, differenza di fase è 0. Se invece il bit da trasmettere è 1, differenza di fase è uguale a pi greco, quindi cambio la fase precedente, che diventa pi greco quella corrente. La corrente è quella precedente più pi greco. Quindi sto fuori. E questa è elevata a i differenza di fase, stimata, perché poi ricordate ci sta anche il rumore. È chiaro che se si trova nel piano di destra, nel segno di piano di destra, era b uguale 0. Se si trova nel segno di piano di sinistra, questa statistica qui, era b uguale 1. Come faccio a capire se sta nella parte destra o nella parte sinistra? Se la parte reale è positiva, sta nella parte destra. Se la parte reale è negativa, sta nella parte sinistra. Ecco perché questa regola. Che è molto semplice. Ok? Va bene. Se non ci sono domande, questo era l'ultimo esempio di modulazione in binaria. Per cui penso che possiamo passare a fare qualche esempio di modulazioni in Mario. Le modulazioni in Mario le abbiamo suddivise in varie categorie a seconda della dimensionalità dello spazio segnale. Q uguale 1, modulazioni in Mario lineari, Q uguale 2, modulazioni in Mario bidimensionali, Q generico, modulazione immaria a dimensionalità Q. Ma poi i casi principali che andremo a vedere è quello in cui Q uguale M, cioè modulazione immaria M dimensionali, l'ortogonale insomma. Vedete. Cominciamo dal caso più semplice, Q uguale 1, modulazione immaria lineari. Vediamo il caso lineare. Bene, che aspetto ha i segnali disponibili al modulatore nel caso di modulazione in marie lineari? La generica forma d'onda S con M che va da 1 a M grande, perché adesso è un'esposizione M grande, ha questo aspetto, un'ampiezza e un segnale di base. Se è lineare, sono tutte combinazioni lineari di un'unica forma d'onda, quindi sono tutte multiple di un'unica forma d'onda. A questo punto l'unica forma d'onda di base è S diviso la radice della sua energia, e l'ampiezza sarà la radice dell'energia del segnale emesso, quindi lo posso anche scrivere in questi termini. Altro modo di scriverlo. A questo punto psi sarà st diviso la sua energia sotto radice, e la radice di con m sarà a con m per la radice di con s. Insomma, fatevi un po' tutti quanti
i casi che volete. Così l'ho scritta come un'ampiezza generica ennesima per una forma d'onda di partenza, che non è norma unitaria. Così l'ho scritta rispetto alla forma d'onda di base, qui ho fatto apparire l'energia del segnale ennesimo. Potrei anche scrivere in termini della distanza mutua fra i segnali, che è il terzo modo in cui lo scriverò ora. In questo caso i segnali quindi si trovano su una linea retta, in cui magari questo è il primo segnale, questo è il secondo segnale, in realtà non va proprio bene così, perché scritto in questa maniera sto considerando soltanto casi in cui è positivo. Io posso anche voler considerare ampiezze negative, quindi è più corretto scrivere in questa maniera. L'unica forma d'onda di base psi è ST di radice della sua energia. E in genere quello si fa, quindi i segnali stanno tutti quanti su una linea retta, quindi potrebbe essere S1 qui, S1 qui e S1 qui, la rappresentazione geometrica, dove a questo punto il generico S1 è uguale a A con M per la radice dell'energia del segnale S. Tuttavia, quello che si fa in genere non è disporre i segnali a caso sulla linea, sull'asse, su questa retta. In genere i segnali vengono disposti in maniera simmetrica rispetto all'origine. Come quando avevamo il caso bidimensionale, per cui il lineare erano due segnali disposti sulla linea retta, e questi due segnali non è che stavano, lo 0 sta qui, e metto S1 qui e S1 qui. Abbiamo disposti uno a destra dell'origine e uno a sinistra dell'origine, centrati attorno all'origine, in modo tale da minimizzare l'energia. Anche in questo caso il modo più comune di disporre questi segnali è quello di disporli in maniera simmetrica, equispaziali fra di loro, e in maniera simmetrica rispetto all'origine. Quindi, l'espressione più particolare che vedremo sarà questa. 2m-m-1 di mezzi psi. Ok? Quindi anche in questo caso sono tutti quanti multipli di una forma d'onda di base, sì. Queste sono le generiche ampiezze. M va da 1 a M grande, di conseguenza la rappresentazione geometrica dei segnali è S con M uguale l'unico coefficiente, 2m-m-1 per di mezzi. Se vi faccio un esempio con M uguale 8, vi accorgete che in effetti sono tutti equispaziali fra di loro, non equispaziati. I segnali successivi sono equispaziali fra di loro e sono centrati attorno all'origine. Infatti, quando m grande fa 8, qui abbiamo per m uguale 1 meno m meno 1 mezzi per d. Quindi abbiamo meno m fa 8, 7 mezzi d. Questo è S1. S2 cosa abbiamo? M fa 2, quindi abbiamo 4, meno 1 fa 3, e M fa 8, meno 5 mezzi D. E così via. Questo è S2, meno 3 mezzi D, questo è S3, meno D mezzi, D mezzi, 3 mezzi D, 5 mezzi D, e l'ultimo è 7 mezzi di.
S con 4, S con 5, S con 6, S con 7 e S con 8. L'origine si trova qui. La distanza fra due segnali è chiaramente D. Quindi quel parametro D che ho indicato qui è semplicemente la distanza fra due segnali, e anzi questo qui ha il significato di radice dell'energia dell'ennesimo segnale, perché a questo punto l'ennesimo segnale ha energia quanto? Questo coefficiente al quadrato per l'energia della forma d'onda di base, che fa 1. Quindi questo è il significato di radice dell'ennesimo segnale M, S con M. Quindi l'espressione precedente è una generica segnalazione lineare M-aria, con generica ampiezza con M. Tuttavia non c'è alcuna ragione di prendere ampiezze a caso, le ampiezze vengono prese in questa maniera spesso. Calcoliamo allora le cose che ci interessano, cioè efficienza in potenza e probabilità di errore. Per calcolare efficienza in potenza ci serve l'energia media per bit e ci serve la distanza minima fra due segnali. La distanza minima è chiaramente D. Manca l'energia media per bit. L'energia media per bit è l'energia media per simbolo diviso il numero di bit. Quindi dobbiamo calcolarci l'energia media per simbolo. Assumendo simboli equiprobabili, questa è 1 su m, somma per m che va da 1 a m grande, dell'energia di tutti i simboli. Parlo di simboli e segnali in maniera intercambiabile, perché se io mando il segnale ennesimo lo mando tramite, se voglio mandare il simbolo ennesimo lo mando tramite il segnale S con M. Ma l'energia del segnale ennesimo è chiaramente il coefficiente rappresentativo, l'unico, perché è una modulazione lineare al quadrato, quindi questo è uguale a 1 su m, somma su m che va da 1 a m grande, di questo coefficiente qui, quindi 2m meno m meno 1 di mezzi, tutto al quadrato. E fortunatamente questa è un'espressione molto semplice, perché il quadrato di una funzione lineare in m, quindi verrà la somma dei primi m quadrati, somma di per m piccolo e vado 1 m grande di m quadro, poi verrà somma di costanti e poi il doppio prodotto sarà la somma dei primi m grande interi. E io conosco sia la somma dei primi m grande interi, m per m più 1 mezzi, sia la somma dei primi quadrati interi, che è m per m più 1 per 2 m più 1 sesti, e quindi posso valutare la somma che ho qui rappresentato. Infatti, scrivendo rapidamente, abbiamo di 4 quarti fuori, 1 su m sta fuori, poi quadrato del primo, 4 somma per m che va da 1 a m grande, m quadro. Doppio prodotto fra questo e questo, ok? È 4 m più 1 somma per m che va da 1 a m grande di m, perché ho qui ho un binomio 2m meno m più 1, quindi il quadro del primo è 4m quadro, il quadro del secondo m più 1 al quadrato, il doppio prodotto è 2 per 2 m m più 1, 4 m più 1. Mi rimane quindi
il quadrato del secondo. Somma per m che va da 1 a m grande di m più 1. Come vedete è apparsa la somma dei quadrati dei primi m interi, la somma dei primi m interi e la somma di una costante. Queste somme le sono da tutte quante, infatti la somma dei primi m quadrati è m per m più 1 per 2m più 1 sesti. Al solito, se qualche volta non mi dovesse capitare di non ricordare bene la somma dei primi m quadrati, dei primi m interi o qualche altra relazione, verificatela per qualche m fissato. Ad esempio, se m fa 3, la somma dei primi m quadrati dovrebbe essere 1 al quadrato, più 2 al quadrato, più 3 al quadrato. 14. Con m uguale 3, questo fa 14. 3 per 4, 12 per 7. 12 diviso 6 fa 2, per 7 14 si trova. Ok? Meno 4 m più 1, somma dei primi m interi, m per m più 1 mezzi, più somma di una costante, quindi m volte quella costante, m per m più 1. Professore, anche quello è un quadrato però. Anche la somma di m più 1, no? Perché è il secondo termine. Questo? No, la riga precedente. L'ultima sommatoria, somma di m più 1, anche quello... Scusate, sì, al quadrato, certo. Questo m semplifica, e direi anche questo qua, questo quarti qui, 4, 4, e qua ci dobbiamo mettere 4 per un quarto. Quindi abbiamo che cosa? Di quadro in evidenza. Posso mettere in evidenza anche m più 1, m più 1, m più 1. Quindi posso mettere in evidenza anche un m più 1, di quadro per m più 1. Cosa avanza? Avanza 2m più 1 sesti. Qui avanza meno m più 1 mezzi, più m più 1 quarti, fa meno m più 1 quarti. Il minimo è un ultimo fra 6 e 4 e 12, quindi il di quadro per m più 1 dodicesimi. Di qua avanza 4m più 2 meno 3m meno 3. Quindi questo fa m meno 1, che moltiplicato per m più 1 fa m quadro meno 1. Di quadro m quadro meno 1 dodicesimi. Ok? Vabbè, sono conti molto semplici, ognuno se li può rivedere a casa, non c'è nulla da dire. Quello che dobbiamo ricordarci è soltanto questo, che abbiamo appena trovato che l'energia media per simbolo è quella lì, di conseguenza l'energia media per bit si chiama D quadro M quadro meno 1 diviso 12, e questa è l'energia media per simbolo, la devo dividere per il numero di bit, che è log 2 di M, perché io con M simboli mando log 2 di M bit. Se invece volete trovarvi la distanza minima, che è D, avete questa stessa equazione. Cioè, scritto in questa maniera, ho l'energia media per bit in funzione della distanza minima.
Se invece volete la distanza minima in funzione del geometria del bit, la ribaltate. 12 log 2 di m e con b diviso m quadro meno 1. E quindi siamo pronti per trovare l'efficienza in potenza, che è semplicemente distanza minima al quadrato divisa con b, ma quindi è d quadro divisa con b, quindi 12 log 2 di m diviso m quadro meno 1. Ora, quello è soltanto un conto, cioè viene fuori questo numero, ed è soltanto, è estremamente semplice, è la somma di questi quadrati, niente più di questo. Quello che mi interessa farvi notare è l'andamento di questo numero qui. Quando m cresce, che succede? L'efficienza in potenza aumenta o diminuisce? Diminuisce. Chiaramente diminuisce perché il numeratore cresce come logaritmo, ma il denominatore decresce. Cresce come il quadrato di m, che va molto più veloce all'infinito di quanto non ci vada il logaritmo. Quindi l'efficienza in potenza diminuisce sempre più quando m cresce. Ma è un comportamento molto semplice da giustificare, perché se voi avete soltanto due segnali, li mettete in questa maniera, e allora avete una grossa separazione con una piccola energia. Se invece dovete mantenere l'energia uguale, quella media, ma aumentare il numero di segnali, questi segnali non possono fare altro che stare più vicini tra di loro. Se volete la stessa energia media, dovete mettere un altro qua e un altro qua. Vedete? Ne ho aggiunti altri 1, 2, 3, 4 segnali a quelli che avevo prima. Per mantenere la stessa energia media ho aggiunto due segnali poco energetici. L'energia media diminuisce perché è la stessa di prima, vedete? Due segnali sono gli stessi di prima. Ce ne aggiungo altri due meno energetici, l'energia media diminuisce. Ce ne aggiungo altri due più energetici. L'energia media ho fatto in modo che rimanga più o meno la stessa, anzi la stessa. Ora, parità di energia media per bit, questi qui sono più vicini tra di loro. L'efficienza diminuisce. O se preferite, se volete mantenere la stessa distanza, quando avete due segnali li mettete così, se ne avete quattro li dovete mettere altri due così, se volete mantenere la stessa distanza. Se ne volete otto li dovete mettere qui, e man mano che aumenta il numero di segnali, questi vengono posti sempre più lontani dall'origine, quindi avranno sempre energia maggiore, e quindi l'energia media costellazione crescerà se volete mantenere la distanza minima inalterata. È chiaro che è poco efficiente perché c'è un'unica direzione disponibile, quindi se volete mantenere la stessa distanza li potrete mettere solo tutti su quell'unica direzione, e quindi dovete mettere forza lontani dall'origine, altrimenti si cominciano a impacchettare. Va bene.